Voi non avete la minima idea di quanto epico questo video, quindi mi raccomando, vedete il video fino all'ultimo secondo, mettete mi piace e se non siete iscritti al canale dovete farlo. Ciao a tutti, io sono Io Valerio, sono noi Luisa. siamo Witty, voi siete qui per cioè un nuovo video. Il video di oggi è una challenge che ci è venuta pensando ad un gioco super facile, super semplice, che tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo fatto. Avete presente quando un vostro amico tipo mette le mani dietro la schiena o davanti con i pugni chiusi e vi chiede di scegliere una mano? Ecco, è quello che faremo oggi, perché il video di oggi l'abbiamo chiamato Scegli la mano challenge. E teniamo a specificare che non abbiamo mai visto questo video da nessuna parte, cioè ci è venuto così a casissimo. In realtà perché proprio stavamo facendo questo gioco, però noi lo stavamo facendo nella versione classica, cioè quella molto softly. Invece oggi sarà la versione extreme, quindi a modo nostro, a modo dei Weedy, cioè piena di oggetti stra strani, stra dolorosi, forse pericolosi per la nostra incolumità, ma a noi ci piace così. Io e Luisa abbiamo scelto 6 oggetti a testa, 3 positivi e 3 negativi, e li abbiamo posizionati in dei posti nascosti della casa, in modo che io non so Luisa dove ha posizionato i suoi e lei non sa dove sono posizionati i miei. Ovviamente per non farci spoiler di nessun tipo del video, per essere più sinceri possibili, quindi ogni volta che uno dei due dovrà fare la sfida dovrà andare anche a cercare gli oggetti. Quindi ovviamente se sceglieremo la mano sbagliata saranno penitenze molto cattive, se invece la mano giusta mega cose assurde. Quindi non so te, ma io ho scelto degli oggetti davvero pessimi, quindi non vedo l'ora di iniziare, perché veramente con questo video potrò vendicarmi di tante tante cose. Ok, allora inizia tu, vai a prendere i tuoi oggetti e ti aspetto qua. Vado e torno. Tornate, ho detto la mia schiena, gli oggetti che starò attentissima a non farti vedere. E quindi scegli la mano sinistra. Iniziamo una bomba. Ta-dam! Ma cos'è? Cerette. Ma sei seria? Una bellezza di 150 euro. No, vabbè, mi stai prendendo in giro. Scappare. Non me l'avresti mai dato 150. Cioè, raga, pazzesco. No, vabbè, iniziamo così, tu sei abusato. Ma non così estremo, cioè mega soldi. Ma no, vabbè. Che poi tra l'altro l'estate ormai è alle porte, quindi noi dobbiamo curarci della nostra prova costume, non solo con l'attività fisica, ma anche con una bella ceretta. E la parte più dolorosa, mi dicono, sia il petto. Quindi perché non leghiamo questa maglietta lì? Caldiamo per bene, perché è importantissimo per la riuscita della ceretta. Io ti odio. Apriamo le due strati. Io morirò, già lo so. No, lui sa perché queste cose. Fa male solo a guardarli, vi giuro. Non credo siete in camera. Devo dire che lui ha una bella foresta, anche se forse non si vede tanto in camera. Non quindi... è una mega foresta, non abusare. Una. No, mio Dio, l'ha messa, no. Ti odio. E un'altra qui. Scaldiamo per bene. Fallo subito. Sicuro? Non vuoi il colpo? No. No? Che male, no, basta, lume sfondato. Però devo dire che erano pochi, quindi secondo me dovremmo farla anche sotto le ascelle. Mi sono ucciso, no. Una sola. No, lume, dai. E alziamo, olè. Luce, fa malissimo, io ti uccido. Sto facendo prendere sangue dal petto, lui, io ti odio. Provi quello che ogni ragazza prova ogni giorno. No, mio Dio, mi sono spaventatissimo. No, non ne puoi mettere due. Io sto per morire. Allora, scaldiamo. Luisa, ti prego, Luisa, deve essere velocissimo. Se mi fa male, ti ammazzo. E uno, e due. E uno, e due, e tre. Che male. Mi ucciso, mai più. Ok, mai direi più. Che basta, perché devo dire che ho abusato, cioè... Luisa ha appena abusato e sta mangiando tutta la tranquillità del mondo. Voi non avete idea quanto ha fatto male. Una cosa assurda, inoltre ho scoperto che non devo più bere bibite blu, perché... perché ho bevuto un goccio, avrò la lingua blu tutto il video, perfetto. Raga, per quello che io ho appena fatto dovete per forza lasciare un mi piace sotto questo video. Cioè il like è proprio d'obbligo. Direi proprio di sì. Quindi niente, ora prendere la mia roba. E Luisa, preparati. Hola baby. Ok, ti ho lasciato un secondo già che è la mia bibita. Scegli la mano sinistra o destra. Destra. Ma sei seria? Tieni un cadeau per te. Oh! L'altra mano era dei peperoncini piccantissimi. Non puoi scegliere la sinistra. Raga, il fiore mi ha salvato la vita. Ma non è giusto, c'è la challenge appena iniziata. Lui sa già che è la sua fortuna assurda. Ah, carino, raga, fighissimo. Ti è piaciuto? Ah, sì. Beh, lui di fiori non me ne ha mai regalato. Ma non è vero, gli regalo almeno una settimana mai regalato.
Vabbè, io ti regalo tante cerette. Ok, adesso è il mio turno di preparare la sfida, quindi vado subito a prendere i due elementi fantastici che tu non hai proprio idea di cosa ti ho preparato. Non mi si aspetta, mica è lo stesso livello della ceretta di prima. I don't know, non lo saprei mai. Quindi ora vado a cercare i miei prodotti. Ma Luisa mi aveva detto estrema, ma non totalmente malata come challenge. Adios. Cioè, io ho preso cose alla fine easy, lei... Eccomi! Ue ue, baby! Ho perso il livello. Chiudo la porta senza mani, però ho i miei oggettini dietro la schiena e quindi ti devo solo dire scegli una mano, destra o sinistra, sinistra o destra? Prima quale ho scelto? La sinistra. Sinistra. Ma come? Ma perché? Tutta psicologia, fammi vedere che cosa c'è nella sinistra, veloce. Patatine. Hai comprato altre patatine viola? Raga, sono buonissime, non posso comprarle. Comunque le patatine. Thank you. Aspetta. Vuoi vedere nell'altra che c'era? No, non voglio vedere, ti prego. Ta-da! C'era un... È malata, non sa che sei malata. Tu volevi farmi esplodere il botto addosso? Sì. Se volete fare questa challenge non la fate così estrema, cioè avete capito? Luisa voleva farmi esplodere questo addosso. Luisa forse ha abusato un po' troppo, no Luisa? Ci diamo. Non puoi fare queste cose così estreme. Ma sei seria? Cioè lo sai, io ti voglio un bene dell'anima, però... Luisa, per favore. Raga, sarebbe stato stra divertente. No, prima o poi ci riuscirò. No. Tu me l'hai fatto esplodere un botto addosso. Non te l'ho fatto esplodere addosso. Andiamo avanti, vado a prendere io la roba adesso. Baby, mano sinistra o mano destra? No. Quale avevo scelto prima? Non te la posso dire. Sinistra. Ok, nella mano destra c'era un anello per te che avevo comprato apposta da Pandora che non puoi avere, l'avrai forse in un'altra occasione. Per ora me lo conservo per bene. E cosa c'era? Nell'altra mano. No, 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 no! Era easy, dai, un po' d'acqua addosso. Luisa, tu voglio farmi esplodere un botto addosso, ma non è niente! Guarda qua! Perché ho avuto fortuna! Tutta mica! No, l'orologio! No, io non ci credo che tu sei così mongolo! Cioè, raga, guardate la mia sedia! Dovevo farlo! C'è un lago! Io dovevo scendere di casa! Pensando mi sono fatta la pipì addosso! Vabbè, vado ad asciugarmi. No, Luisa, non più andare ad asciugarti! Il video si deve continuare! Ho avuto la ceretta e non ho avuto il tempo di andarmi a sciacquare, quindi resti qua. Dobbiamo per forza farla questa challenge. Possiamo skippare? Non voglio la cosa positiva, basta, non ho altre cose scegli negative. Scegli una mano. Scegliela. Destra. Beh. Nella sinistra c'era un lollipop. No. E nella destra? No, mio Dio. Ho realizzato adesso che ho sbagliato, quindi avrò una mega... Aspetta, ma che è? Che cazzo hai fatto? Cos'è, è? Luisa? No, raga, io non mi metto così. Schiuma la barba. No, Luisa, ma che abuso. Cos'è? Perché è così? Luisa, nei capelli, oh mio Dio, ti uccido. Che abuso. No, no. Cioè Luisa l'ha fatto apposta per vendicarsi. Secondo me non era questo il suo oggetto iniziale. Io non ho parole, ma mica perde i capelli con la scala barba di capelli. Vi giuro, c'è cioè questa se camera. Se dentro calvo è colpa tua, Lu. Vi giuro, questa camera è diventata un devasto. C'è schiuma da barba e acqua ovunque, anche sul tavolo. E io ho le mani sporchissime, sto spugnando. Ma quanta ne hai messa, che abuso. Sono super in ansia perché dopo tutto quello che ho fatto a Valerio, penso che adesso che torna mi ammazza. Baby, sinistra o destra? Sinistra. Ok, nella destra c'era il mio telefono sbloccato solo per te, che non potrei avere, è di nuovo qua. Nella sinistra devi chiudere gli occhi, Lu. No, ho paura. Ok, li chiudo, vai. Oh, ma sei seria? È morta! È venuto in infarto. Mi sono spaventato io, visto. Vabbè, lasciamo stare, è morta. Oh, ma stai tremando. Stai tremando. Ci ho messo una cifra a prendere gli oggetti perché ero andato a pulirmi. Sono diventato dei capelli. Sei un genio. Io comunque sono ancora spugnata.
giornata, quindi direi che il video si può concludere qui, perché ci dobbiamo andare a pulire, cioè questo video è stato troppo il devasto. Quindi vi diciamo soltanto, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, basta cliccare in questo pallino e vedete questo video e anche quest'altro video che sono speciali, spettacolari, ci teniamo tanto che voi li vediate e al prossimo video.